Mi sono arruolato in aeronautica nel 1950 e sono stato in aeronautica per 6 anni, dopo aver fatto la scuola di Caserta ed essere stato il 21° gruppo per il resto. Ho fatto 5 anni e mezzo al 21° gruppo del 51° stormo. A quel tempo non si faceva carriera e me ne sono andato dall'aeronautica dopo 6 anni perché ero rimasto primoviere, non si faceva carriera. E sono andato a lavorare alla Fiat Aviazione a Caselle, al campovolo, dove si faceva la revisione degli aeroplani. E arrivati, niente, un bel momento, mi avevano dato un gruppo di ragazzi da inquadrare, no? E io ho cercato di fargli capire, al 21° gruppo mi avevano dato due dogmi. Il primo era che un secchio di guano è meglio buttarselo in testa che berselo. Questo vuol dire che se fai un errore, dillo. Versati in testa il secchio di guano, se no tu o qualcun altro va a finire che lo bevi. L'altro discorso era invece che un fatto non è mai un quadro. Il quadro è quello che vedi tu, ma devi imparare che ragionare che questo fatto è un prisma, che c'è molte facce che possono vedere gli altri, no? E che tu insomma devi tenerne conto. Nell'ambito del possibile devi cercare di capire o di analizzare le facce che vedono gli altri. E questo mi ha dato la possibilità di campare fino a 86 anni e di essere tranquillo.